dopo la quadrivelocità si passa a definire il quadrivettore impulso, cioè il quadrimpulso relativistico, che va a generalizzare l'impulso classico, detto anche quantità di moto o momento lineare, che era semplicemente il prodotto della massa della particella per la sua velocità, come era accaduto anche prima per la quadrivelocità, dove la componente classica tridimensionale V andava a far parte della componente tridimensionale della quadrivelocità relativistica. Anche qui l'impulso tridimensionale classico andrà a far parte della componente tridimensionale P maiuscola del quadrimpulso relativistico. Vedremo tra poco che l'impulso classico P moltiplicato per gamma, come accadeva per la velocità, moltiplicato per gamma darà la parte spaziale tridimensionale del quadrimpulso relativistico, cioè diventerà questa componente tridimensionale. Per definire il quadrimpulso relativistico ricordiamo che deve trattarsi di un quadrivettore, quindi deve essere una combinazione di scalari e vettori, cioè scalari e quadrivettori, esattamente come la quadrivelocità era stata una combinazione di un quadrivettore e di una quantità scalare. Il quadrimpulso relativistico è definito moltiplicando la massa riposo, che è una quantità scalare per trasformazione di Lorentz, per la quadrivelocità, che abbiamo visto prima è un quadrivettore. Quindi il quadrimpulso è un quadrivettore perché è formato dal prodotto di uno scalare, la massa riposo m, per un quadrivettore che è la quadrivelocità. Le sue componenti sono facili da ricavare, basta moltiplicare per la massa riposo della particella la quadrivelocità, cioè questo quadrivettore. Perciò otteniamo gamma mc per la parte temporale e gamma mv per la parte spaziale. Eccole qua. Gamma mc è la parte temporale del quadrivettore, quindi p0, gamma mv la parte spaziale p. Il quadrivettore, le sue componenti, io le indico con la p maiuscola, invece l'impulso classico lo indico sempre con la p minuscola, esattamente come avevo fatto prima per le velocità. Con la v minuscola indicavo la velocità della fisica classica, con la v maiuscola invece le componenti del quadrivettore velocità, le componenti relativistiche. Andiamo a calcolare anche il modulo quadrato del quadrimpulso relativistico, e lo possiamo fare sia con la definizione del modulo quadrato, quindi facendo il quadrato della parte temporale meno il quadrato della parte spaziale, oppure più semplicemente prendiamo il quadrato della velocità della quadrivelocità, che era c alla seconda, e siccome il quadrimpulso è la quadrivelocità moltiplicata per m, otteniamo m al quadrato c alla seconda quando facciamo il suo quadrato del quadrimpulso. E naturalmente uno scalare per Lorentz anche questa espressione, perché è formata da due invarianti di Lorentz, la massa a riposo e la velocità della luce. Qui c'è l'avvertimento che dicevo prima, non confondiamo l'impulso tridimensionale relativistico, che è questo, cioè gamma mv, con l'impulso classico, che è soltanto mv. L'impulso classico è una parte dell'impulso relativistico tridimensionale, bisogna moltiplicare per gamma, cioè moltiplicarlo per gamma per avere l'impulso tridimensionale relativistico.